Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Questo è il percorso che porta tutti voi quotidianamente dalla cripta di Santa Maria delle Grazie alla cella numero 1. In questo percorso ci sono una serie di immagini che raccontano la vita di Padre Pio, il suo iter formativo, i conventi dove lui ha dimorato, la sua famiglia, la sua terra natale, Pietrelcina. Oggi qui per raccontarvi attraverso un testo di Padre Marcellino Iasenzaniro, il padre, la missione di salvare le anime, il racconto che fa in ordine a quanto era importante per Padre Pio il suo sì. Infatti, accettando una persona nella sua famiglia spirituale, Padre Pio prima si impegnava ricordandolo ordinariamente, come lui stesso diceva, soprattutto nella preghiera, e poi comunque gli assicurava un'assistenza speciale per tutte le cose che faceva durante la vita, questo suo figlio spirituale. Però Padre Pio faceva anche capire che si assumeva un onere pesante con questa, ecco, possiamo definirla adozione spirituale. Un giorno Suor Eleonora Di Carlo, che negli anni 62-64 è stata infermiera della Casa Sollievo della Sofferenza, chiese a Padre Pio: Padre, mi accetta come figlia spirituale? E Padre Pio le rispose: Ma sapete voi che cosa significa dirvi di sì? E di fronte alla suora, che era un po' imbarazzata e che rimase in silenzio, concluse poi Padre Pio: Che mi mette nei guai. E poi ancora, che si prendesse proprio sulle spalle, i guai, dei figli spirituali, Padre Pio lo ha fatto capire ad un sacerdote. A mo' di storiella, di parabola, di fioretto, padre Antonio di Leva, redentorista, chiese a Padre Pio di essere accettato come figlio spirituale. E Padre Pio rispose affermativamente, ma poi chiese: Padre Antonio, sai, la storia, la conosci la storia dello scemo? Padre Antonio gli rispose: No, padre, non la conosco. E subito Padre Pio la raccontò. Allora, c'era un signore che aveva le dipendenze, un servo a cui aveva ordinato di portare tutti i giorni della merce in montagna con un carrettino. Siccome quel pover'uomo faceva tanta fatica, uno scemo messosi con passione, racconta Padre Pio, lo aiutava. Il padrone, risaputa questa cosa, allora a questo punto caricava sempre più roba sul carrettino e il carrettino diventava sempre più pesante ogni giorno. Il servo, che era stanco di questa storia, andò dal signore e gli disse: Dammi da portare meno roba, perché io non ce la faccio. Ma il padrone gli rispose: Ma tanto c'è sempre qualche scemo che ti aiuta. E subito dopo Padre Pio, finita la storia, chiese all'ascoltatore: Ma tu sai chi è lo scemo? E padre Antonio ingenuamente disse: Io, padre? No, disse Padre Pio, io. E diventò serio.